posizione pericolosa da Sinan di piatto destro, non deve essere il suo piede preferito. Si era trovato fra due avversari, si era inserito tra Ferri e tiraccio, poi con malinteso tra Zenga, che vedete scusarsi con Ferri, che all'ultimo momento forse non si aspettava di ricevere un pallone che lo mettesse in difficoltà. Un pasticcio incredibile tra Zenga e Passerella, porta vuota, pericolo grossissimo per la formazione dell'Inter. Io credo che la regia riproporrà l'episodio che abbiamo appena visto. Rubata la palla, pericolo, Sinan, per fortuna Zenga in uscita è riuscito a bloccare un'altra grossissima occasione regalata dalla difesa nerazzurra. La ripresa del gioco con un calcio di punizione in favore dell'Inter, partita direi per adesso abbastanza bruttina, il risultato non né scomodo naturalmente per la squadra ospite, per la formazione nerazzurra, che ha corso nei primi 20 minuti alcuni seri pericoli, palloni regalati, distrazione, lancio per Scifo, si ferma Scifo, riesce a dare molto bene a Piracini, Piracini potrebbe anche tentare la conclusione, tenta il dribble, adesso è costretto a dare all'indietro, c'è Scifo, ancora Scifo che si impegna, viene prima sostituzione in campo al 25esimo con Scifo che si allontana, calcio di punizione con Passerella che tocca di testa e poi subisce anche fallo, ha avuto una spinta alle spalle Passerella, quinto calcio d'angolo per la formazione del Beşiktaş. Baresi si libera per un attimo di Risa, scatta in profondità, però tra una spinta e l'altra riesce a dare questo pallone ad Altobelli, c'è anche Piracini smarcato, però c'è Fanna per Piracini, un pochino troppo largo, Piracini per posizione irregolare, offside di Ciocci. 7 minuti scarsi al termine del tempo regolamentare, 0-0 qui a Istanbul tra Beşiktaş e Inter. Aspettiamo una pausa eventuale del gioco per dare nuovamente il microfono ad Aldo Serena per un commento su questa fase della partita. Intanto sul contrasto, ecco che...